E la musica, le immagini, il loro legame sono il fulcro di un concerto di inaugurazione della stagione concertistica 2019-2020 in programma proprio stasera alle 21 presso il Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio con l'orchestra La Filarmonia, un'orchestra giovane, appena 2 anni di attività e ha concluso la prima stagione, è stata riconosciuta dal MIBAC tra i complessi orchestrali nazionali ed è fra l'altro un'associazione che è anche un'orchestra naturalmente che gode della prestigiosa collaborazione del maestro Roberto Abbado in qualità di direttore ospite e consulente artistico onorario, mentre invece la direzione artistica e musicale della Filarmonie è affidata a Nima Keshavarzi. Noi questa sera presentiamo questo, appunto abbiamo occasione poche minuti prima che inizi questo concerto di spiegare un po' che cos'è questo concerto. La Filarmonie dirige per la prima volta un concerto che è in gran parte dedicato alle più importanti e belle colonne sonore del cinema italiano degli ultimi anni, con molti giovani ma anche con classici come il lavoro di Nicola Piovani per Nanni Moretti e tanti altri autori rilevanti, Alessio Vlad, Giuliano Taviani, Pivio, Andrea Guerra e molti altri. Nella seconda parte del concerto invece l'orchestra presenta pagine del romanticismo musicale con la scozzese di Felix Mendelssohn-Bartholdy, dunque per completare questo programma che la cui prima parte è naturalmente frutto anche della collaborazione con l'Associazione Compositori di Musica per Film, la CMF, associazione anche questa che ha 2 anni e che raccoglie meritoriamente tutti o quasi tutti i protagonisti, i comprimari, anche i giovani compositori di musica per il cinema del nostro paese, con la presidenza onoraria di Ennio Morricone. Abbiamo al telefono Paolo Cognetti, che è tra i compositori che figurano all'interno di questo programma questa sera della Filarmonie al Teatro Dante Monti a Campi Bisenzio e al tempo stesso è anche un collaboratore, uno dello staff diciamo della Filarmonie. Buonasera Paolo Cognetti. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. E dunque da Paolo Cognetti vorremmo un po' capire meglio che cos'è questo concerto, come si articolerà e spiegare anche come si inserisce in una stagione che normalmente non rivolge le sue attenzioni particolarmente al mondo della musica applicata alle immagini. Certo. Allora, la Filarmonie è un'orchestra che nasce con uno spirito, come posso dire, multicentrico, insomma, trasversale. E quindi fin dall'inizio noi abbiamo sempre cercato di dare sempre di creare degli eventi che includessero e integrassero anche altre arti e altri programmi oltre a quelli della tradizione classica. E questo concerto particolare di stasera mi è particolarmente caro perché appunto anch'io, come diceva, sono un po' della categoria della musica, musica per film ed è per noi un'affermazione forte. Come dire, mirata a valorizzare la musica per film più di quanto non sia troppe volte fatto. Insomma, molto spesso viene considerata una sorellina minore della musica classica. La verità è che la musica per film ha una sua, come dire, un suo gruppo di competenze specifiche diverse anche da quello dei compositori classici. E quindi è una cosa diversa, non è una cosa, come dire, la musica classica meno qualcos'altro. E quindi per noi mettere insieme un primo tempo di musica per film, un secondo tempo legato invece alla tradizione classica, quindi con Mendelssohn e la scozzese, ha proprio questo significato. Ecco, questa nuova stagione concertistica si apre proprio questa sera. Cosa proporrà nelle prossime occasioni, insomma? La stagione andrà avanti per tutto l'anno e diciamo tutta la nostra programmazione quest'anno è all'insegna delle collaborazioni. Non c'è praticamente evento che non sia fatto con altre associazioni, quindi stavolta l'Associazione Compositori di Musica per Film, ci saranno il GAMO il 30 novembre per il concerto dell'Arcobaleno con un tributo importantissimo alle musiche di Carlo Prosperi, un compositore molto trascurato di area fiorentina, e verrà eseguito il concerto dell'Arcobaleno con la pianoforte Ilaria Baldaccini e alla Marimba Marcecchi. E poi ci saranno appunto esperienze multimediali, questo a dicembre. Avremo poi un gruppo di eventi legati all'infanzia con il classico Pierino e il Lupo, che però affiancheremo con un'opera, Il Fulgido Emil, di un compositore contemporaneo, Andrea Portera.
E poi abbiamo il balletto a febbraio, e il teatro musicato a marzo, insomma, e poi un appuntamento importante, la Sinfonia Quinta di Beethoven il 22 marzo e il Suono di Notte di Mezz'estate il 19 aprile. Ecco, insomma, a proposito di questo, io vedo appunto che le attività si svolgono nel Teatro Dante Carlo Moni, che è in realtà l'ex Teatro Dante, che poi ha preso il nome da qualche anno proprio da questo grande attore molto amato, una figura molto amata del cinema e del teatro, compagno di strada di Benigni e così collaboratore di tanti registi importanti. Proprio a Campi Bisenzio era nato Carlo Monni, e credo che questa dicitura voglia appunto segnalare un rapporto molto forte tra la cittadina toscana e appunto questo attore. Ecco, c'è un legame particolare anche dell'orchestra proprio con questo teatro. Allora, questo è Carlo Monni è un personaggio molto importante, c'è anche una piccola statua qui davanti al teatro a ricordarlo. E il teatro di prosa è molto seguito a Campi Bisenzio, e in questo senso il legame è proprio la volontà e il desiderio forte di affiancare a questo pubblico così affezionato al teatro di prosa un programma musicale, quindi sinfonico, operistico, per ampliare l'offerta del teatro stesso. Quindi la risposta in qualche maniera è sì e no, insomma, in questo senso. Bene, allora grazie molto a Paolo Cognetti per essere stato con noi, averci raccontato il concerto della Filarmonie questa sera, dedicato alla musica per il cinema e dedicato però anche a Mendelssohn. Chiudo appunto con una frase che una nostra ascoltatrice ci scrive al 335-56-34296, dice: la musica per il cinema è musica contemporanea vera, autentica, già classica per la sua bellezza, insomma, in un certo senso. Io questo ricordo sempre la frase di Sergio Micheli, che dice che nel Novecento, piaccia o meno, la musica per orchestra è stata ascoltata per lo più al cinema. Effettivamente è un po' così. Grazie Paolo. Grazie a lei, buona serata, arrivederci.